Industria 4.0, il futuro produttivo del paese e le progettualità messe in campo da Gori. Se ne è discusso al convegno organizzato dalla Wiltech a Villa Signorini ad Ercolano, con la partecipazione del vice governatore Fulvio Bonavitacola, dell'onorevole Massimiliano Manfredi, componente della commissione antimafia, aperto dalla relazione di Daniele Aquilea, segretario generale della Wiltech Campania, dal saluto di Ciro Buonaiuto, sindaco di Ercolano, e concluso da Paolo Pirani, segretario nazionale della Wiltech. Industria 4.0 è in qualche modo una visione nuova della società che parte, diciamo, considerando le innovazioni tecnologiche che possono trasformare il modo di lavorare, il modo di interagire, ma che a mio avviso guarda ancora più lontano, è l'esigenza del nuovo mondo di concretizzare pensieri nuovi. Quindi ha dentro una positività, un desiderio positivo di fare che mi sembra molto interessante. Che cosa deve fare Gori? Gori deve seguire questo pensiero positivo e deve però realizzarlo concretamente. I processi sono: uno, innanzitutto porre le tematiche che tutti conosciamo di Gori, le sue difficoltà finanziarie, eccetera, su un tavolo di riunione tale che finalmente riesca a fare in modo che queste problematiche vengano comprese e radicalmente risolte. Dopodiché Gori deve iniziare un cammino nuovo, un cammino di rigenerazione anche della struttura, un cammino che con gli strumenti che questa nuova visione fa intravedere possa effettivamente diventare una società di servizi del ciclo idrico integrato che sia all'altezza delle esigenze dei tempi e delle esigenze dei cittadini. Per cui auspico, ancora una volta lo dico qui, quel tavolo di incontro regionale, quel momento di incontro delle problematiche del servizio idrico integrato su un tavolo regionale, perché bisogna uscire da questa situazione, secondo me, intricata e piena anche di equivoci, e intravedere, così come è necessario che sia per questo sistema, un'impostazione nuova che segui i temi degli schemi di gestione industriali e non di gestione di vecchio stile, misto tra cose pubbliche che non funzionano, cose private che vengono viste male, vengono viste bene, ma inquadrare il problema su uno schema di funzionamento industriale semplice, chiaro, trasparente, efficiente, economico, come dice la legge. Ercolano si stanno realizzando opere infrastrutturali importanti, penso ai lavori dell'impianto fognario nella zona alta di San Vito, che mi auguro terminino entro il 2018, penso all'eliminazione del divieto di balneazione che finalmente quest'anno sarà raggiunto grazie alle grandi opere che sono state realizzate dalla Gori e dalla Regione Campania con l'eliminazione degli scarichi a mare. Sono opere importanti perché consentono di investire realmente in turismo. C'è un grande cambiamento tecnologico che rischia di far perdere molti posti di lavoro. Noi pensiamo possa essere però anche un'opportunità, se ben guidata, se ci sono delle prospettive industriali e soprattutto in questi settori dei servizi. Noi immaginiamo una società che lavori diciamo H24, sia in grado cioè di offrire sempre servizi costanti alla popolazione.